Buongiorno, ben collegati dallo stadio Locatelli di Cologno al Serio, da dove vi racconteremo la sfida di oggi pomeriggio riguardante Colognese e Prada Lunghese. Le squadre stanno ora scendendo in campo. Notiamo subito Colognese in tradizionale maglia giallo-verde, mentre la Prada Lunghese con la tradizionale maglia a bianco-rossa, a strisce bianco-rosse con pantaloncino rosso. Passiamo subito alle formazioni. La Colognese si schiera con il numero 1 Genova, il numero 2 Longo, il numero 3 Vanoni, il numero 4 La Morgia, il numero 5 Vanoncini, il numero 6 Carminati, il numero 7 Galligani, il numero 8 Alloni, il numero 9 Dembélé, il numero 10 Sirtoli, il numero 11 Pasini. Numero 1 per la Prada Lunghese, numero 1 Ferraroli, per il numero 2 Manzinali, numero 3 Visconti, numero 4 Bergamelli, numero 5 Vavassori, numero 6 Riva, numero 7 Epis, numero 8 Fradegrada, numero 9 Torri, numero 10 Magiteri, numero 11 Fogaroli. È stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il presidente del Sassuolo, Giorgio Squinzi, scomparso nei giorni scorsi. E procediamo allora alla lettura delle panchine mentre il gioco sta per cominciare. La Colognese porterà in panchina con il numero 12 Genovese, con il numero 13 Stortini, con il numero 14 Casarotti, con il numero 15 Perego, con il numero 16 Baron, numero 17 Pesenti, numero 18 Cantù, numero 19 Rota, numero 20 Cristarella. Prada Lunghese a disposizione di mister Giovanni Astori, numero 12 Milesi, numero 13 Ghisleni, numero 14 Fiorillo, numero 15 Mariani, numero 16 Crotti, numero 17 Zanchi, numero 18 Quadri, numero 19 Mangini e numero 20 Campanelli. Allenatori, come detto, Prada Lunghese conterà su Giovanni Astori, mentre tecnico della Colognese Alessandro Brusaferri. Partiti. Lancio subito a cercare l'area di rigore della Prada Lunghese. Ed ecco il numero 11 della Colognese, provare a farsi largo. Pasini, numero 96, classe 96. L'appoggio all'indietro per il numero 10. Traversone, palla in area. C'è un contrasto, fa buona guardia il numero 3. Un tentativo di rimpallo. Ed ecco la Prada Lunghese che riparte. Subito una sponda di Torri per Epis, che difetta nel controllo e si riprenderà dunque con una rimessa laterale per la Colognese. Palla al play giallo-verde, la Morgia, che prova subito a dettare le indicazioni dalla cabina di regia. C'è un rimpallo vinto dall'esterno d'attacco della Colognese. La palla staziona sull'out di sinistra, ancora la Morgia. Detta i tempi e di nuovo cross dalla destra, tentativo di girata aerea del numero 9 Dembélé. La deviazione però è svirgolata e la palla fuoriesce dall'area di rigore. Colognese dunque che parte a sprombattuto, Prada Lunghese sulla difensiva, c'è un contrasto, palla out, si riprenderà con una rimessa per i seriani di mister Astori. Si incaricherà Manzinali, siamo all'altezza della tre quarti della metà campo seriana. La palla scorre sull'out di sinistra, un lancio lungo dove non c'è nessuno però. E dunque la Colognese ha buon gioco nel ripartire. Palla all'esperto Carminati che prova subito il lancio lungo a cercare Dembélé. Contrastato da Vavassori. Palla in mezzo.
Ed è il numero 8, Alloni, a provare la conclusione acrobatica dal limite dell'area. C'è la potenza, non la precisione. Palla out, si riprenderà dunque con una rimessa dal fondo in favore della Prado Lunghese. A incaricarsi l'esperto Ferraroli. Ricordiamo, giunto quest'anno a Pradalunga, dopo il campionato vinto a Brusaporto, campionato di eccellenza, portiere di esperienza, di grande affidabilità. Lo vediamo infatti subito a chiamare a spromba tutta una squadra che fin qui è apparsa sulla difensiva. Palla ora a Pupo Mangitteri, contrastato, e la palla scivola dolcemente dalle parti di Ferraroli. Ed ecco l'estremo ospite pronto al rinvio lungo. Palla che staziona attorno alla metà campo. Torri, la spizzata di testa, Mangitteri in velocità. E il sinistro è troppo debole. Diventa facile preda del giovane Genova, classe 2000. Spicca nella formazione colognese, oltre a Dadobati e Pata squalificati, l'assenza dell'esperto Corna tra i pali giallo-verde. Anche lui un'esperienza a Brusaporto, una lunga esperienza a Brusaporto. Oggi però tocca al giovane Genova, già peraltro in rosa lo scorso anno, difendere i pali della porta dei Bassaioli. La palla proprio torna dalle parti del portierino di casa. L'appoggio per Carminati che fa ripartire. Palla a un altro giovane già dalla determinata esperienza come Longo. Lancio lungo, centralone Riva chiude e la palla sfila fuori. Attenzione, attenzione, c'è un numero, un tentativo di sombrero da parte del numero 11 Pasini, che ha cercato l'area, ma nel tentativo di portarsela avanti ci ha messo forse quel pizzico di forza in troppo e la palla è scivolata senza problemi dalle parti di Ferraroli. Ed ecco un affondo di Fogaroli, contrastato, c'è un accenno di proteste, Fogaroli infatti cade a terra, l'arbitro non ne vuole sapere e indica la rimessa dal fondo. Si gioca su buoni ritmi, le squadre danno mostra di voler vincere e la posta in palio del resto non è di quelle misere, proprio perché la Prado Lunghese ha necessità di salire, di ascendere per giocarsi il tutto per tutto nelle zone di vertice. Idem vedasi per la Colognese, che pur senza sbandierare i proclami di alta classifica certamente necessita di una classifica all'altezza della storia e del blasone di una squadra che fino a pochi anni fa militava in Serie D. Attenzione, c'è un contrasto. Epis ci mette il piede. Longo è Longo, il numero 2 giallo-verde, essere colpito, però per l'arbitro si può proseguire. È dunque rimessa laterale per la Pradalunghese. Visconti all'indietro per Riva. Riva alza la testa, il controllo, testa alta e lancio lungo. Lancio però impreciso. Si gioca sui batti e ribatti. Ed ecco Dembélé che lavora di sponda per il numero 10 Sirtoli. Nutrita la colonia di ex Forza Costanza, a partire proprio dal numero 10 Sirtoli, senza dimenticare il numero 11 Pasini, entrambi reduci dal campionato vinto con la compagine di Martinengo lo scorso anno, o per meglio dire salto di categoria operato grazie ai playoff dopo il secondo posto raggiunto nella stagione regolare dello scorso anno. Non manca, come da tradizione, in linea con una piazza che ha sempre masticato calcio di un certo tipo, un folto e caloroso pubblico in quel del Locatelli, e ciò non può che far piacere considerando anche l'oggettiva crisi di vocazione, dato gli spalti spesso deserti o quasi, anche in categorie celebrate come Serie D o Eccellenza. Diciamo che può essere è da ritenersi un toccasana per tutti gli appassionati.
tanto più quando di mezzo c'è una partita di cartello come quella che vi stiamo raccontando oggi pomeriggio. Ed ecco Frade Grada, lancio lungo, cercare Epis, troppo lungo però. Epis riesce a toccarla evitando che la palla sfili sul fondo, ma non basta perché non esca e si riparte con la rimessa laterale. Vavassori, arriva, testa alta e lancio lungo. Torri pronto per la spizzata, la palla resta lì, l'ex Albino Leff la mette giù con grande esperienza, l'appoggio all'indietro per Bergamelli. C'è un errore però sull'auto di sinistra, la Colognese recupera e la Morgia fa girare la squadra. Appoggio all'indietro per Genova, Carminati, Carminati sale, palla al piede, di nuovo lo scambio con la Morgia. Il lancio lungo dell'ex Ciserano a cercare Dembélé. Dembélé, ricordiamo, ottimo protagonista in quel di Pagazzano, ottimo interprete in prima categoria. Ed ecco dunque la meritata vetrina garantita da una categoria superiore qual è la promozione. Da segnalare però il cambio di mansione, visto che l'abbiamo sempre visto giocare, gravitare in mezzo al campo. Per mister Brusaferri evidentemente il numero 9 sa giostrare come anche da riferimento avanzato. Si riparte intanto con un lancio lungo, Ferraroli a cercare come di consueto la testa di Torri, ostacolato però, si fa sfuggire la sfera. Pradalunghese ora in pressing, la Colognese però denota una buona freddezza. Magiteri, colpo di tacco a servire Bergamelli, l'appoggio largo per Epis, ma il cross è respinto. Colognese prova a ripartire, sponda aerea di Dembélé, ma Frade Grada chiude. Bergamelli mette giù da solo, libero da marcature, l'appoggio largo per Epis che va, punta la porta. Nel passaggio filtrante però non ha successo. Si gioca ora prevalentemente sui lanci lunghi, ma i riferimenti avanzati da una parte Dembélé e dall'altra Omar Torri sono fin qui disinnescati dalle accorte coppie centrali difensive. Ricordiamo Vavassori, ex di turno, e Riva per la Pradalunghese, e dall'altra Vanoncini, ex di turno pure lui, e Carminati. Ora la Colognese riparte sull'out di destra, ma non c'è l'intesa e la palla sfila fuori. Si riparterà allora con una rimessa laterale. Siamo giunti al decimo minuto, Colognese 0, Pradalunghese 0. Fin qui non è successo molto, ritmi apprezzabili ma occasioni praticamente nulle. Un rimpallo, la palla carambola dalle parti di mister Astori. Ricordiamo intanto la terna arbitrale, a dirigere l'incontro il signor Nistico della sezione di Sesto San Giovanni, primo assistente Salvioni della sezione di Bergamo e secondo assistente Crippa della sezione di Bergamo. Diamo un'occhiata anche alla graduatoria. A comandare in questo momento il tandem composto da due matricole di superlusso, San Giovanni Bianco e Azzano Fiorente Grassobbio, prime con 10 punti, a seguire il Bergamo Longuelo e la Juventina Covo con 9, il Villongo con 7, San Pellegrino, Basiano Masate e Gavarnese con 6, quota 5 Casazza e Accademia Geradadda, a quota 4 la Colognese, a quota 3 Pradalunghese, a quota 2 un terzetto formato a Città di Dalmine, a Costreviglio e Fiorente Colognola, chiude con un punto il San Paolo d'Argon. Posta in palio dunque più alta che mai, due squadre fin qui potremmo persino definirle inguaiate. Certamente il campionato è lungo, le prime giornate vanno prese con le pinze, data anche la necessità di mettere benzina nelle gambe. Certo è che da Colognese Pradalunghese ci si aspetta senz'altro di più.
Ora il cross, la sponda, prova l'acrobazia Omar Torri, la palla si impenna. Genova esce e chiude con relativa tranquillità. Portiere classe 2000 ora lascia defluire la squadra. Si riparte con un passaggio corto sull'out di sinistra. Palla al numero 8 che riceve spalle alla porta. Alloni. Classe 96, sicuramente uno dei prezzi pregiati della rosa giallo-verde. Esterno di gran corsa e grande tecnica, chiamato a dare manforte anche in termini realizzativi al centravanti di riferimento qual è Dembélé. Ora il lancio lungo dell'ex di turno Giorgio Vannoncini, c'è un controllo, un braccio largo, l'arbitro lascia correre ed è Sirtoli ha provato ad accentrarsi, però fin qui Frade Grada ha davvero chiuso, ha respinto al mittente ogni tentativo, davvero pregevole fin qui la prova del giovane di scuola Pontisola, e non è certo una novità. Attenzione, Dembélé prova a saltare Rivaman, chiude a quel punto Bavassori. C'è il primo corner della partita per la Colognese che appare certamente propositiva, aiutata soprattutto dal movimento degli esterni, Alloni e Pasini in primis. Sarà Sirtoli a incaricarsi della battuta dalla bandierina. Lo scambio, ancora Sirtoli, il destro in mezzo, Carminati intercetta, ma per l'arbitro c'è il tocco di mano e dunque fallo, punizione per la Prada Longhese. Mentre siamo al 14° minuto. Si riparte con il rinvio lungo da parte di Ferraroli. Vediamo intanto mister Giovanni Astori chiamare a gran voce una squadra forse colta un po' di sorpresa da una Colognese che sta certamente vendendo cara la pelle. Ed ecco gli sconti. Bergamelli, il lancio respinto, la palla carambola dalle parti di Magitteri che però ci mette la mano. L'arbitro non ha dubbi e fischia la punizione. Prada Longhese fin qui propositiva anch'essa, ma incapace realmente di mettere in moto il tandem offensivo composto da Torri e Magitteri. Riva lancia lungo, palla per Fogaroli che ha invertito la fascia di competenza con Epis. Vedremo se l'accorgimento offerto da mister Astori avrà il suo effetto, tant'è fin qui Fogaroli si è visto ben poco. Palla in profondità, attenzione, prima vera occasione dell'incontro. Dembélé ha trovato in verticale Alloni, il diagonale però a pelo d'erba non ha francamente impensierito Ferraroli. Conclusione debole centrale per il portiere ex Brusaporto, non c'è stato alcun problema nell'intercettare. Prada Longhese in difficoltà, un altro lancio lungo a vuoto e dunque la Colognese a buon gioco nel ripartire. Palla a terra, Longo rischia qualcosina, però la Morgia cattura la sfera, palla in verticale, Vavassori chiude. Partita dai tanti ex questa, non dobbiamo dimenticare infatti il passato, recente passato di Giovanni Astori qui alle Locatelli, fu lo scorso anno qui a Cologno con una squadra che poteva vantare alcuni elementi poi finiti confluiti a Prada Lunga insieme al tecnico. Basti pensare a Vavassori, basti pensare a Ghisleni, ora in panchina. Oltre naturalmente alle numerose novità portate dalla Rosa lungo l'estate di mercato. Sull'altro fronte ricordiamo Giorgio Vannoncini, centrale dai lunghi trascorsi in Serie D, su tutti Pontisola. Ora alle prese con categorie più morbide. Ce lo ricordiamo a Ponteranica, ma ce lo ricordiamo anche
due o tre stagioni fa a Pradalunga per il centrale classe 91, un ruolo oggi di titolare inamovibile nel cuore della difesa al fianco di Angelo Carminati. Ed è proprio Vanoncini in chiusura adesso, lancio lungo a cercare Pasini, c'è però la chiusura di Riva. Ed è la Colognese a ripartire. Proviamo a dare un'occhiata più specifica sugli schieramenti tattici. Pradalunghese che propone la tradizionale linea 4 con i giovani della regola posizionati sugli esterni, da una parte Manzinali, dall'altra Visconti, coppia centrale formata da Riva e Vavassori. A centrocampo Fradregada e Bergamelli in qualità di dighe centrali, pronti a lavorare da frangiflutti. Gli esterni, da una parte a destra in questo momento Epis, altro ex Brusaporto, e a sinistra un altro super innesto proveniente sempre da Brusaporto come Giulio Fogaroli, mentre Magitteri opera per vie centrali alle spalle del vero terminale offensivo qual è Omar Torri. Colognese risponde con una linea 4 composta da Longo. Attenzione, però c'è un tentativo, una caduta in area di Pasini. Ci sono le proteste del pubblico di casa. Onestamente però non ci è parso un intervento davvero sanzionabile col calcio di rigore. Allora, si riparte. La Pradalunghese viene chiusa all'altezza della tre quarti. Torniamo allo schieramento della Colognese. Longo da una parte, Vanoni dall'altra, coppia centrale formata da Vanoncini e Carminati. Attenzione, c'è un guizzo di Fogaroli, la palla staziona al limite, Borgamelli appoggio largo per Fradegrada, bella conclusione, un bel destro, un po' velleitario forse nelle intenzioni, palla che sfila sul fondo. Per il centrocampo della Colognese, centrocampo composto in cabina di regia da Daniele Lamorgia, ex Falco Albino e Oratorio Calvenzano. Sull'audi destra il numero 7 Galligani, classe 2001, e sulla sinistra, come già detto, il classe 96 Alloni, in qualità di rifinitore, pronto ad azionare le punte che sono Dembele e Pasini. C'è Sirtoli, che ricordiamo esploso da giovane della regola proprio la Colognese ai tempi della Serie D, e quest'anno un gradito ritorno insomma a Locatelli dopo tanti anni da elemento consumato per la categoria, in primis forza, costanza, tanta classe, tanto talento da vendere per il numero 10 Sirtoli. C'è Fogaroli che reclama un fallo, ma Longo chiude e l'arbitro fa proseguire. Lancio lungo, Bergamelli mette giù, si gira e l'appoggio per Fradregada. Bello, molto interessante il ribaltamento offerto dal numero 8 di Scuola Pontisola. Epis raccoglie palla, si accentra, cross rasoterra. Buono lo spunto di Jacopo Epis. Palla tesa in mezzo, ma è Genova a fare buona guardia intercettando la sfera. Siamo dunque al 20esimo, Colognese 0, Pradalunghese 0. Pochi gli squilli su d'ambo le parti. E forse la Colognese a rivendicare qualcosina di più, però francamente si procede sui binari dell'equilibrio. Pradalunghese ora riparte. Vavassori, testa alta, l'appoggio largo, Epis ha esitato quel qui di troppo per farsi anticipare da Vanoni. Vanoni cade rovinosamente a terra, per l'arbitro c'è fallo, ci sono gli estremi del fallo e dunque si riparterà con una punizione in favore della formazione di Alex Brusaferri. Il lancio lungo di Vanoncini a cercare Alloni, rimpallo, chiude Bergamelli
e numero 2 Manzinali è contrastato fallosamente da Pasini. Sarà allora un calcio piazzato per la Prado Lunghese. Ferraroli sistema la sfera senza particolare fretta. Riva e Vavassori invitano la squadra a salire, mentre la Colognese difende al momento con 5 elementi. Epis riceve, Vanoni fa buona guardia e chiude in rimessa laterale. Per Vanoni, anche per lui giovane, tuttora contemplato dalla regola, interessanti avvisagli in quel di Treviglio, prima di una parentesi a Brugherio lo scorso anno in eccellenza, classe 2000 certamente da tenere d'occhio. C'è un calcio d'angolo allora per la Prada Lunghese, un cross di Ciparso di Bergamelli, no non è Bergamelli, è il numero 2 Manzinali, deviato da un difensore giallo-verde. Sarà allora Giulio Fogaroli a incaricarsi del primo calcio d'angolo in favore dei seriani di Mister Astori. Cross di Fogaroli, palla in mezzo. Colpo di testa, un rimpallo. Genova ostacolato, ci mette le manone e si guadagna il fallo. Ricordiamo una manciata di presenze anche lo scorso anno per Genova tra i pali della porta colognese. L'anno scorso fu un altro elemento di grande esperienza e grande carisma come Carrara ad affiancarlo. Ora la Colognese staziona sulla tre quarti. Palla recuperata dai biancorossi e Fogaroli parte palla al piede, punta la morgia, siamo ormai sulla tre quarti della Colognese, lo scarico per Manzinali, il cross teso in tuffo acrobatico. Carminati chiude e sarà dunque altro corner per la Prado Lunghese, che ha saputo offrire un'interessante ripartenza sull'asse Fogaroli-Manzinali. Ed ecco allora l'ex capitano del Brusaporto a ripartire, palla corta in mezzo, ma Epis è braccato dall'esperto Vanoncini, che si fa un solo boccone dell'attaccante e la Colognese rifiata. Palla ora a Ferraroli, che osserva il piazzamento dei compagni e opta per il passaggio corto per uno dei tanti ex di turno, Alessandro Vavassori. Palla sul lato di sinistra per Visconti, palla di nuovo all'indietro. Prada Lunghese cerca spazi, vediamo ora gli esterni molto larghi, Epis da una parte, Fogaroli dall'altra, mentre Magiteri prova a stazionare a ridosso della linea di centrocampo a caccia di qualche pallone utile da offrire magari al buon Torri. Ecco, c'è una chiusura di Vanoni su Torri, palla in calcio d'angolo. Sarà terzo corner per la Prada Lunghese. Tre calci d'angolo battuti in un fazzoletto di minuti. Stavolta però sarà Pupo Magiteri a incaricarsi della battuta. Il mancino dell'ex Lemine. Vavassori cade a terra per l'arbitro. Si può proseguire. E allora Genova a ripartire con una rimessa dal fondo, lancio lungo a cercare la testa di Dembélé, c'è però Vavassori con la consueta fisicità che rovescia nella metà campo della Colognese, poi di nuovo il colpo di testa dell'ex di turno, ma l'appoggio offerto da Fogaroli non ha fortuna. Vanoni allora sul lato di sinistra a cercare lo scambio con Pasini, non sa da fare. Partita è un po' scesa di ritmo.
non mancano gli errori da ambo le parti, si prosegue su uno 0-0 tutto sommato frutto dell'equilibrio. Ecco Alloni che recupera palla, la rimessa, la chiusura di Manzinali. E un'altra palla sradicata da Fradregada, palla in verticale, c'è Vanoncini però. Non si contano già più le palle recuperate da Fradregada, davvero motorino instancabile a disposizione dello scacchiere biancorosso. Davvero una garanzia in termini di palle recuperate, di temperamento, a dispetto di un'età ancora relativamente giovane. Fradregada, ricordiamo, classe 99, quindi primo degli elementi contemplati dalla regola, in compagnia del 2000 Manzinali, del 2001 Visconti. Per la Colognese, ricordiamo, invece, tra i pali classe 2000 Genova, l'esterno ex trevigliese Vanoni, sempre classe 2000, e il classe 2001 che fin qui ha agito da esterno largo, Galligani, classe 2001. Ecco un altro scambio, un altro contrasto da cui esce vincitore, tanto per cambiare, Fradregada. Il riccioluto numero 8 si guadagna fallo, la punizione viene eseguita però in modo frettoloso, dunque l'arbitro fa ripetere. Bergamelli posizione con calma, siamo a ridosso della linea di metà campo. Numero 4 osserva i compagni, palla lunga a cercare la testa di Torri, la spizzata, Fogaroli appostato sulla linea di fondo, arretra di qualche metro, non ci sono varchi, ecco lo scarico per Visconti. C'è parso un tocco di mano, ma evidentemente l'arbitro non l'ha vista così. C'è invece un tocco dell'arbitro in questo momento che, come da regolamento, interrompe a seguito delle modifiche determinate dal nuovo regolamento. In caso di ritocco, di tocco dell'arbitro, si riparte con una punizione in favore della squadra che poteva vantare il possesso palla. Ecco una palla lunga a cercare Dembélé, defilatissimo, numero 9 punta Vavassori. C'è un preciso passaggio col contagiri per Longo, che con un perfetto inserimento si è affacciato in area di rigori, ha bruciato sul tempo Fradregada. Il destro però non ha avuto fortuna, palla sul fondo. Secondo vero sussulto, insomma, della partita. Dembélé parte a ridosso della linea di fondo, palla in mezzo, Longo ci arriva, ma la conclusione è difetta di precisione. Vavassori, Bergamelli, palla sulla sinistra per Visconti, che alza la testa e lancia Fogaroli. Fogaroli e Vanoncini non fa sconti però. E vediamo il mitico Papeto, storico capocurva della Colognese. Proveremo magari a intercettarlo a fine partita per avere un commento. Storica presenza sulle tribune del Locatelli. La Colognese fin qui non è affatto dispiaciuta, anche se è mancata la palla pulita. Anche in questo caso è stato Dembélé a raccogliere al limite, però ostacolato il numero 9, è mancato nella precisione e si ripartirà dunque con una rimessa dal fondo per la Prada Lunghese. Vediamo Ferraroli posizionare la sfera sulla linea dell'area piccola. Le squadre racchiuse in pochi metri,
in una fetta di campo a ridosso dalla linea di metà campo, lancio lungo a cercare tanto per cambiare Torri, la palla però sfila dalle parti di Fogaroli, un fraseggio tra i tre d'attacco biancorossi, palla però è troppo lunga e Genova chiude in uscita. Vanoni parte, palla al piede, c'è un errore però di Alloni che però potrebbe tornare a far propria la sfera, precisa però la chiusura della retroguardia ospite. Fogaroli intanto viene ostacolato da Galigani, grande fisicità a disposizione del giovane di classe 2001 che ora copre le spalle a Longo proteso in affondo, palla sul fronte opposto, Pasini per Vanoni ostacolato da Epis, il tiro cross, molto interessante il tiro cross di Vanoni, la palla sfila fuori senza alcun tocco né dell'attacco giallo-verde né della difesa biancorossa, e sarà proprio la difesa biancorossa a ripartire con una rimessa laterale. Si è già ripartito in contrasto tra due leggende viventi del calcio bergamasco, da una parte Omar Torri, l'ex professionista, ex Albino Leffe, una carriera spesa tra Serie B e Serie C, dall'altra parte una leggenda dell'eccellenza, basti pensare al titolo vinto a Cisarano da Carminati, poi Brusaporto e tante altre tappe di successo per un centralone che ancora oggi ha tanto da raccontare agli appassionati di calcio bergamasco. Si riparte, allora per l'arbitro c'è fallo, l'intervento di Torri su Carminati è fallo, batte la Morgia, incredibile, Ferraroli una volta intercettata la sfera calciata in area da la Morgia, ha sostanzialmente allontanato con la forza Vanoncini, l'ha spintonato, Vanoncini è caduto, l'arbitro nemmeno ci ha pensato su e ha decretato il calcio di rigore. Clamoroso, episodi che davvero non si vedono tutti i giorni sui campi da calcio. Ferraroli si dispera. Fogaroli abbozza delle proteste, si avverte però lo scoramento per una decisione alquanto avversa che però insomma l'arbitro non ci ha pensato su troppo, ha valutato fallosamente una spinta, un intervento alquanto fisico, alquanto ruvido. Certo è, non è da tutti i giorni vedere un fallo compiuto sì dal portiere, ma nel mentre prova a allontanare la sfera. Ferraroli ce l'ha con tutti. Sarà il numero 10. Ci pare il numero 10 Sirtoli sul dischetto. Peraltro Ferraroli sanzionato col cartellino giallo. Incredibile, abbiamo del succulento materiale da Moviola. Sirtoli contro Ferraroli. L'arbitro fischia. Sirtoli va e spiazza Ferraroli. Colognese in vantaggio. Al minuto 36. Conclusione di pura freddezza. Ferraroli è spiazzato e la Colognese si porta avanti. Buio fitto sulla Pradalunghese che in tema di episodi, basti pensare alla domenica scorsa, la partita persa con l'Azzano Fiorente Grassobbio, ha di che rammaricarsi quanto a rigori e alle valutazioni arbitrali. Certo è un episodio del genere, in tutta la nostra carriera non c'era mai parso di vederlo. Proveremo a parlarne con gli addetti ai lavori. Ricordiamo Ferraroli, una volta chiuso
bloccato in presa la punizione di Lamorgia, ha sostanzialmente allontanato Vanoncini. Vanoncini è caduto, per l'arbitro è fallo del portiere. L'ex Brusaporto è stato ammonito. Dal dischetto Sirtoli, figlio al prodigo, attenzione, attenzione, una spizzata di testa e Dembélé a presentarsi a tu per tu con Ferraroli, tiro sporco, la mazzata si fa sentire, palla lunga, colpo di testa di Ferraroli. Si prosegue allora con la Prado Lunghese che staziona nella metà campo di casa. Epis, il lancio lungo a cercare Fradregada al limite, lavora un buon pallone. L'appoggio per Magiteri che attende un compagno. Spazi sono intasati, però sarebbe stato pure un bello scambio, però l'assistente ha visto fuori gioco, l'arbitro dà retta al guardaline. E si proseguirà allora con una punizione per la Colognese. Nervosismo percepibile sul fronte seriano. Episodio l'ennesimo scaturito da calcio di rigore che rischia di risultare davvero indigesto per la banda Astori. E la Colognese proverà certamente ad amministrare un vantaggio ora risicato, ma si sa poi che in promozione si gioca spesso e volentieri sugli episodi, sul gollettino. Attenzione Magiteri va, chiusurona, Bergamelli calcia le stelle. Più che apprezzabile l'assolo di Magiteri che si è fatto largo in area, saltando almeno due avversari al momento di calciare, però è stato Carminati a chiudere. La palla è poi schizzata dalle parti di Bergamelli, che ha provato il destro in corsa senza trovare però la porta. Siamo allora al 39esimo, ricordiamo Colognese avanti per 1-0 grazie al calcio di rigore battuto trasformato da Sirtoli. Ora è Genova a chiudere su Torri, Genova che ha fin qui lavorato in uscita, più che apprezzabile comunque il lavoro del giovane portiere giallo-verde. Lancio lungo allora del play Lamorgia a cercare Galigani, palla troppo lunga, palla out, rimessa laterale per la Prada Lunghese. Ora è Bergamelli che viene incontro a Visconti, lancio lungo del giovane numero 3 di scuola Scanzo. Stavolta è Vanoncini che commette fallo, una carica ai danni del roccioso Omar Torri. Si riparte allora con una punizione dalla tre quarti della Colognese. Bergamelli difende palla, la smista per Fugaroli. Chiusura difettosa di Vanoni, Epis recupera, Magiteri, lo scambio, Epis se la porta sul sinistro. Ma viene ribattuto, Visconti rovescia, Fugaroli sovrastato di testa da Alloni. E allora è il numero 2 Manzinali. Bergamelli, palla, bellissimo destro a giro a cercare la testa di Torri, che però viene chiuso dal centrale giallo-verde. Sarà rimessa al laterale, bellissimo il lancio di Bergamelli. La Prado Lunghese ha senz'altro bisogno di accelerare i tempi in questo finale di gara. Ecco Magiteri, il cross in mezzo, Vanoncini, storicamente abile a far valere il gioco aereo nonostante una stazza non così prominente. Numero 5 ex Pontisola anticipa di quel tanto che basta Torri per rifugiarsi in calcio d'angolo. Altro corner, se non erriamo il quarto, in favore della Prada Lunghese. Torna Fogaroli a incaricarsi della battuta, palla sfila sul secondo palo senza che ci sia alcun compagno. Ora la Colognese riparte, Sirtoli pesca benissimo Pasini, chiuso però da Manzinali. Ricordiamo Pasini, assaggi di professionismo,
ce lo ricordiamo alla scuola Atalanta anzitutto, poi Sorrento, là dove assaggiò la scena professionistica, e poi una graduale discesa in ambito dilettantistico con la Grumellese in primis, poi Forza Costanza e ora Colognese. È Riva che chiude, Visconti lancia, Torri controlla con la spalla per l'arbitro, è fallo per l'arbitro, è fallo di mano da parte di Longo che viene redarguito dall'arbitro. Palla allora Bergamelli, lancio lungo, ottimo ribaltamento, fin qui retroguardia giallo-verde impeccabile, davvero non si ricordano sbavature né da parte della coppia centrale né dai giovani esterni. Longo da una parte, Vanoni dall'altra, ora gli uomini di Brusaferri sfondano sulla sinistra, Vanoni trova il fondo, cross è debole, è un po' fiacco, difetta della necessaria forza. Pradalunghese riparte, lancio lungo di Bergamelli a cercare Magitteri, chiusura da palla o gamba, intervento decisamente ruvido, l'arbitro non ne vuole sapere e commina il cartellino giallo per il capitano della Colognese. Vediamo le proteste dell'ex centrale del Cisarano. Certo è, l'entrata è stata alquanto ruvida. Vediamo Magitteri spiegare le proprie ragioni dinanzi al diretto rivale. Vediamo Riva, centralone con il vizio della punizione, della palla inattiva. Chiedo scusa, Vavassori, non è Riva, Vavassori, pronto a mettere in moto il proprio destro atomico. Ma vediamo anche Fogaroli, si va per una punizione a due. Anzi no, Vavassori va, c'è la respinta della barriera. Quinto angolo per la Pradalunghese. Siamo al rush finale, siamo al 44esimo e 30 secondi, quinto angolo per la Pradalunghese. Magitteri va, corna a cercare il primo palo, la palla sfila sul fondo, incredibile, è stato Riva a deviare a rete, la palla ha attraversato tutta l'area piccola, è arrivato Vavassoni spaccata, ma per pochi istanti ha mancato la deviazione decisiva, occasionissima nel finale allora per la Pradalunghese, prima vera chance per i biancorossi, non poteva che arrivare dai centimetri di Riva, sempre pronto a farsi valere in proiezione offensiva. Attenzione, c'è, sì, giusta la segnalazione dell'arbitro, Torri frana sulla Morgia che era assolutamente fermo, punizione allora in favore del calcio della Colognese. Carminati va, lancio a cercare Cirtoli, lancio però è troppo lungo, stiamo cercando di capire se ci sono stati segnalati i minuti di recupero. Si va verso il 46esimo, la Morgia chiude ed ecco il doppio fischio dell'arbitro. Si va allora negli spogliatoi, si va per il tè caldo con la Colognese avanti 1-0, a decidere per ora è il calcio di rigore trasformato al 34esimo da Sirtoli. Pradalunghese sotto, Pradalunghese che ha trovato una vera reazione soltanto dopo il gol incassato, al dunque però si segnala soltanto l'occasionissima avuta pochi secondi fa, un colpo di testa di Riva non raccolto a pochi passi dalla linea di porta da Vavassori. Eccoci nuovamente collegati con lo stadio Locatelli di Cologno al Serio, le squadre sono di nuovo in campo, andiamo subito a cercare dei eventuali sostituzioni e sì,
Sì, vediamo un giocatore della Prado Lunghese prepararsi per l'ingresso. Esce Fradregada, a sostituirlo è il numero 18 Quadri. Allora si gioca Mister Astori, si gioca la carta del giovane in meno, un pizzico di esperienza in più, Fradregada che pure non ha fatto male. Ora vediamo solo tre i giovani a disposizione sul terreno di gioco per la Prada Lunghese, ma procediamo alla rilettura prima delle formazioni. Colognese che non ha fatto cambi. Ripropone con il numero 1 Genova, con il numero 2 Longo, con il numero 3 Vanoni, numero 4 La Morgia, numero 5 Vanoncini, numero 6 Carminati, numero 7 Galligani, numero 8 Alloni, numero 9 Dembélé, numero 10 Sirtoli, numero 11 Pasini. Prada Lunghese, numero 1 Ferraroli, numero 2 Manzinali, numero 3 Visconti, numero 4 Bergamelli, numero 5 Vavassori, numero 6 Riva, numero 7 Epis. Poi con il 9 Torri, 10 Magiteri, l'11 Fogaroli. A sostituire il numero 8 Fradregada, vediamo ora in campo il numero 18 Quadri. Classe 98, non cambia poi molto a livello di schieramento tattico. Notiamo però ecco un altro cambio. C'è stato un altro cambio, non ravvisato prima. Non c'è il numero 2 Manzinali, ma c'è il numero 14 Fiorillo. Doppio cambio allora per la Prada Lunghese. Manzinali ha lasciato il posto a Fiorillo, mentre Fradegrada ha lasciato il posto a Quadri. Doppio cambio allora. Astori cerca la scossa, si riparte con una punizione dalla tre quarti. Riva batte veloce per Fogaroli, che punta Alloni. Poi Epis, Fogaroli, c'è un fallo, strattonato da Vanoni. Fallo, vediamo la palla che non vuole arrivare, non ne vuole sapere di tornare sul rettangolo di gioco. Bergamelli, mentre l'arbitro invita Sirtoli a concedere le distanze. Bergamelli prepara il destro, attacco a Prada Lunghese posizionato a ridosso del limite dell'area, colpo di testa di Quadri. Fogaroli, destro al volo, svirgolato, però sarà rimessa laterale per la Prada Lunghese. 2 minuti di gioco, la Prada Lunghese attacca sprombattuto, vediamo una rimessa lunga. La Morgia spazza, Dembélé recupera, attenzione, Dembélé parte, palla al piede, la freccia nera a disposizione della Colognese. Bravo però numero 3 Visconti a chiudere, che però si incespica nel momento di ripartire. La Morgia recupera, lancio lungo per Alloni, destro in mezzo, Dembélé manca l'appuntamento con la zampata decisiva. Sirtoli all'altezza del vertice, palla profonda, bella la combinazione degli avanti giallo-verdi. Sirtoli per Pasini, il cross resta inascoltato, poi un altro cross del numero 2 Longo. Dembélé raccoglie sul secondo palo, palla all'indietro, Sirtoli si coordina molto bene, gesto tecnico di assoluta eleganza, però il destro non fa male. Ferraroli blocca e rinvia lungo per Magiteri. L'ex attaccante di Lemine, Scanzo e Ponteranica non ci arriva, si proseguirà allora con una rimessa laterale in favore della Colognese, mentre siamo giunti al terzo minuto. Confermiamo che non ci sono grossi stravolgimenti in tema di scacchiere, poiché Fiorillo numero 14 ha rilevato le mansioni da esterno basso di Manzinali, mentre Quadri si è proposto nel cuore della manovra, nel cuore del centrocampo,
rilevando le mansioni di Fradergada. Ecco Alloni, molto bene Alloni, fa valere la falcata, preziosissimo sulla fase difensiva questo pomeriggio l'ex attaccante della Rivoltana. Ecco allora Bergamelli, palla scodellata in mezzo, Carminati c'è, poi Fiorillo, si gioca sui continui ribaltamenti, la Colognese prova a fare pulizia, Sirtoli ora lancia lungo, Riva controlla, tallonato da Dembélé, con freddezza però l'ex Vertovese appoggia l'indietro per Ferraroli che alza la testa, si porta avanti la sfera e va per il lancio lungo, vedremo chi potrà innescare, e il lancio però è da dimenticare, non c'è nessuno, non c'è Torri, non c'è Magitteri, c'è soltanto Vanoni che raccoglie in scioltezza e rilancia, palla out, rimessa laterale in favore dei biancorossi di Mister Astori, vediamo Fiorillo trovare e pescare Bergamelli, lo scambio tra i due, palla all'indietro per Fogaroli, tanto panchine pressoché ferme, non c'è traccia di cambio, Bergamelli poi Quadri con una vistosa fasciatura nera all'altezza dell'avambraccio, poi Torri punta Carminati, scusate Vanoncini, trova lo spazio per il passaggio l'ex Albino Leffe, ma la Colognese fa buona guardia, altra rimessa battuta da Fiorillo, Quadri, tocco di prima a cercare Torri, Vanoncini in tuffo chiude, poi c'è una svirgolata, un appoggio un po' difettoso di Sirtoli che chiede scusa infatti ai compagni, ma Dembélé parte, Dembélé aziona il turbo, Vavasori è lasciato sul posto, ed è gol, Dembélé firma il raddoppio della Colognese quando siamo al sesto minuto, azione di puro furore dell'ex pagazzanese che si è presentato a tu per tu con Ferraroli, il quale da par suo ha respinto alla grande, alla grandissima, ma nulla ha potuto sull'immediato tap-in dell'attaccante che si è ben coordinato e col destro ha depositato la palla in fondo al sacco. Sesto minuto, Colognese 2, Pradalunghese 0. E per la Pradalunghese è una mazzata questa, è davvero una mazzata, l'1-2 rischia davvero di suonare pesantissimo, anche considerando il doppio cambio sfoderato da Mister Astori, ora Magitteri, niente, palla nel deserto, il numero 2 Longo fa buona guardia e allontana. Grande azione di Dembélé, il treccioluto attaccante della Colognese, sempre più a suo agio nei panni di terminale, e questo evidentemente non è solo merito suo, ma è merito di Mister Alex Brusaferri, giovane profilo che d'accanto suo ha davvero saputo offrire un accorgimento probabilmente decisivo in tema di autorevolezza per il progetto tecnico giallo-verde. Attenzione, sembra preoccupante l'incidente occorso alla Morgia che si tocca la coscia. In qualche modo l'ex play della Falco prova a ripartire. E si parte con la Pradalunghese in possesso del pallone, Vavasori, testa alta, abbozza il lancio, poi opta per un passaggio corto sugli esterni, sbaglia, poi recupera Quadri, Bergamelli, palla di nuovo nella metà campo biancorossa, Vavasori per Bergamelli che si fa dare palla, Quadri braccato dalla Morgia. Fondamentale anche l'impatto tecnico-tattico di un vero guru del centrocampo come Daniele Lamorgia, che chiama a gran voce i suoi.
Prada Lunghese in avanti, palla lunga, Bergamelli appoggia per Fogaroli, niente da fare. Ora palla a Vanoni. Prada Lunghese sembra un po' davvero giù, senza un po', sembra davvero giù di morale. Pesante la, ai fini del morale, la zampata offerta dal numero 9 Dembélé, che in apertura di ripresa ha portato sul raddoppio la Colognese. Ora la Prada Lunghese prova a ripartire, sempre Vavassori, sempre lancio lungo, Vanoni sfiora, Genova c'è, non propriamente pulita la chiusura di Vanoni, però Genova al dunque ha salvato capre e cavoli braccando in tuffo la sfera. Si riparte allora dall'out di destra, ecco Longo, lancio troppo lungo, più che positiva fin qui l'opera dell'esterno basso Longo, classe 99, ormai abituato ai palcoscenici delle prime squadre, si cura la prova sulla difensiva ma anche sull'offensiva, ha saputo proporre qualche affondo di assoluto valore. Niente da fare, fa proprio fatica in sede di manovra la Prada Lunghese, ci prova, può vantare un buon possesso palla ma al dunque non c'è quell'ultimo passaggio, quel guizzo in grado di creare la superiorità numerica in avanti. Fogaroli, ecco allora Magitteri, difende palla, scambia con l'ex capitano del Brusaporto che alza la testa, cerca un compagno, poi decide di far da sé, lo scarico, palla bassa in mezzo di Fiorillo, chiedo scusa, di Visconti, niente da fare, chiude la Colognese e siamo sempre lì. Palla che torna alla coppia centrale difensiva biancorossa, ora è Riva a giostrare in compagnia di Vavassori, Fogaroli scalato da sulla mediana, l'appoggio di Bergamelli a cercare Epis ma per l'assistente è fuori gioco. Si va allora per punizione della Colognese quando siamo all'undicesimo minuto, Colognese 2 Prada Lunghese 0, sfida valida per la quinta giornata del campionato di promozione girone C, ricordiamo Colognese e Prada Lunghese in questo momento piuttosto attardate in classifica, chiaramente attenzione c'è un contrasto. Forse con un colpo proibito o comunque un colpo a palla lontana. Il pubblico ospite invoca il rosso ma è solo giallo. Sono entrati in collisione Dembélé e Vavassori. Vavassori è stramazzato al suolo. L'arbitro ha ravvisato il fallo. Gli estremi del gioco scorretto ci sono tutti ma evidentemente è solo giallo. E dunque ammonito Dembélé. Terzo giallo della partita. Ricordiamo Ferraroli in occasione dell'incredibile episodio valso il calcio di rigore del primo tempo trasformato da Sirtoli. E subito dopo Carminati, reo di un'entrata piuttosto ruvida ai danni di Magitteri. E ora tocca a Dembélé entrare sul taccuino del direttore di gara, che ricordiamo signor Nistico della sezione di Sesto San Giovanni. C'è un cambio per la Prada Lunghese, esce Epis ed entra il numero 20 Campanelli. Quando siamo al tredicesimo, la Prada Lunghese sostituisce il numero 7 Epis, protagonista di una prova di luci ed ombre.
doppio cambio, attenzione, per la Prada Lunghese. Esce Pupo Magitteri ed entra il numero 19 Mangini. Riepiloghiamo allora al tredicesimo, la Prada Lunghese sostituisce Epis per Campanelli, classe 2000, attaccante, e sostituisce Magitteri, al cui posto entra Mangini, protagonista, ricordiamo, del gol dell'illusione domenica scorsa contro Lazzano Fiorente Grassobio, il gol valso il momentaneo pareggio prima del secondo e decisivo rigore trasformato dagli azzanesi di mister Castellani. Vediamo Mangini rilevare in tutto e per tutto le mansioni di Magitteri. Magitteri, come sempre, encomiabile dal punto di vista dell'impegno. È pur vero che di grossi sussulti da parte dell'attaccante ex Lemine non ce ne sono stati. Fatica soprattutto a decollare l'intesa con Torri. I due si sono cercati prevalentemente sul lancio lungo, quando era Torri a essere per primo chiamato con un qualche spizzata di testa. Al dunque né l'uno né l'altro sono riusciti realmente a graffiare. Dicevamo anche di Epis, prova tutto sommato discontinua, il giovane talento protagonista lo scorso anno nel campionato vinto dal Brusaporto, si è messo in mostra con alcuni affondi in fascia, qualche palla in mezzo ben calibrata, al dunque però non ha offerto l'impatto sperato. Ora torniamo alla nuda cronaca, palla in mezzo molto interessante da parte di Vanoni, chiude la coppia centrale biancorossa, si ripartirà dunque con un calcio d'angolo per la Colognese. Quando siamo ormai al sedicesimo minuto si incaricherà Sirtoli, autore del primo gol, passaggio corto per Pasini, palla in mezzo, Ferraroli blocca. Ecco Ferraroli rovesciare in favore del numero di un neoentrato, adesso ci sfugge il nome, rimessa laterale per la Prada Lunghese. Ora arriva a testa alta, raggiunge la linea di metà campo, Fogaroli alza la testa, sbraccato dall'inesauribile Lamorgia. Riva, di nuovo Fogaroli, palla scodellata in mezzo, acrobazia di Torri a cercare Mangini che prova a farsi largo, sapiente, puntuale la chiusura di Pasini. Fin qui inappuntabile la prova complessiva della Colognese, soprattutto in termini di applicazione di ciascun del singolo, di ciascun elemento. Molto bravi soprattutto gli esterni come Pasini, ma anche Galigani, Alloni, a sacrificarsi sulla fase difensiva, oltre agli esterni bassi che hanno saputo tanto farsi vedere sulla fase difensiva in termini di chiusure, quanto sull'offensiva, laddove ci fossero cross invitanti alla mercé degli attaccanti. Ora c'è un lancio lungo sporcato da Quadri, sarà dunque rimessa laterale, battuta dal giovane Vanoni, classe 2000, fin qui tra i migliori interpreti dell'incontro. L'ex trevigliese verifica la posizione con l'arbitro, che dà il suo ok. Palla per Sirtoli e c'è fallo di Quadri, bravo Sirtoli a recuperare il pallone una volta perso. Quadri commette fallo, si riparte con una punizione che verrà battuta da Daniele Lamorgia. Palla lunga, Dembélé riceve, controlla con eleganza, difende dal ritorno di ben due avversari. Sirtoli allarga sulla destra, ma sono tutti sulla sinistra. Sostanzialmente l'ex Forza Costanza non si è inteso con i compagni. Sarà dunque rimessa laterale per la Prada Lunghese. Campanelli, palla sulla tre quarti, di nuovo Campanelli che la mette giù, palla a Bergamelli,
Poi Fiorillo. Pradalunghese sicuramente a trazione anteriore in questo momento. Del resto bisogna fare l'impresa. Gli uomini Astori, di Wally Astori, sono chiamati a recuperare ben due gol. Si riparte con un calcio d'angolo, la palla è sfilata sul fondo, no, c'era parso così, Fogaroli piuttosto nervoso, attenzione, butta via il pallone, l'arbitro non vede o se vogliamo fa finta di niente, palpabile il nervosismo biancorosso. Dicevamo squadra ora a trazione anteriore, vediamo Torri, come di consueto, che agisce da terminale offensivo. Alle sue spalle ci sono almeno due elementi, se vogliamo tre con l'aggiunta di Fogaroli. È dunque un 4-2-3-1 quello offerto da mister Astori. Abbiamo Campanelli a girare per vie centrali, Mangini ora che riceve palla sull'out di sinistra, prova il dribbling ma niente da fare, puntualissima la chiusura di un altro elemento della grande corsa a disposizione della Colognese come Pasini. Ecco, Campanelli riesce nella verticalizzazione, è Fiorillo a entrare in collisione con Vanoni, l'arbitro vede fallo, assegna la punizione alla Colognese, punizione che sarà battuta dal Baby Genova. Classe 2000 fin qui inappuntabile, soprattutto il portierino è stato chiamato più volte in uscita. E la risposta del portiere è stata fin qui sempre convincente. Ora è la Pradalunghese a giostrare sulla sinistra con Mangini. Mangini allarga per Bergamelli. Bergamelli verticalizza per Torri, controllo difettoso, c'è però un gioco gioco pericoloso dallo stesso ex attaccante, qui se vogliamo possiamo rimproverare un difetto nel controllo, la palla è letteralmente schizzata dal piedone dell'attaccante. Attenzione, qualche parolina di troppo di Torri che si becca il giallo per proteste. Anche l'attaccante della Pradalunghese finisce sulla lista dei cattivi, lista che già può vantare l'altro attaccante dall'incontro, Dembélé, oltre a Ferraroli, Carminati. Ora la Colognese, c'è una spinta ai danni di Quadri, punizione. Pradalunghese riparte dopo la punizione, Vavassori testa alta, l'appoggio poco preciso però da parte di Visconti. Vediamo l'intera panchina della Colognese intenta a riscaldarsi con una certa calma, senza particolare fretta. Il risultato del resto è tutto dalla parte dei ragazzi di Alessandro Brusaferri. Ora il cross in mezzo, Campanelli tocca, la palla resta lì, un rimpallo al limite dell'area, poi è Pasini che allontana da par suo. Ferraroli per Riva, lancio lungo, la torre di Torri. Che riesce una volta tanto a toccare in maniera pulita, evidentemente è stata un po' più blanda la marcatura offerta da Angelo Carminati, la spizzata però di Torri non ha trovato il compagno ed è dunque Genova a raccogliere e rinviare. Ora Pasini cerca Dembélé, l'appoggio un po' corto, contrasto deciso, magnifica la danza sul pallone di Daniele Lamorgia,
Il passaggio però non trova il compagno. Bergamelli, Vavassori e Riva. Riparte dalla sua difesa la parata lunghese, il lancio lungo di Riva per la torre di Torri. Niente da fare, palla troppo lunga, ci prova Campanelli, attaccante sempre pronto a mettere in moto la sua velocità, i suoi guizzi, attaccante alto, dotato di fisicità ma anche di un spiccato fiuto realizzativo, attaccante abile tanto a giocare da spalla di un centravanti come Torri quanto abile a finalizzare. Certo è che questo primo avvio di stagione non ride né a Campanelli né all'intera Prada Lunghese, chiamata a trovare un miglior conforto dal campionato a fronte di una Coppa che ha fin qui dato segnali più che incoraggianti. Ricordiamo infatti il successo degli uomini di Astori maturato giovedì sera in casa contro il Real d'Or, ed è stato proprio Torri a insaccare il gol di vittoria. Prada Lunghese dunque agli ottavi in compagnia di Gavarnese, di un altro bel pool di bergamasche pronte a giocarsela fino in fondo in Coppa Italia. La realtà però, il presente ora racconta però di un campionato che non è ancora decollato per gli uomini di Astori. Il fantasma della quarta sconfitta consecutiva comincia a aleggiare con una certa veemenza. Siamo al 25esimo, biancorossi sotto per 2-0. Serve l'impresa, serve forse un prodigio. Vediamo se Fogaroli e soci ci regaleranno qualcosa di speciale. Proprio l'ex capitano del Brusaporto appoggia per Bergamelli, poi Torri, Mangini, Bergamelli. Interessante fraseggio dei biancorossi. Al dunque la Colognese non regala nulla come nulla ha regalato fin d'ora. C'è un cambio adesso, il primo per i gialloverdi di mister Brusaferri, che toglie il convincente Sirtoli, che esce tra gli applausi del proprio pubblico. Siamo al 26esimo e Sirtoli, ex Forza Costanza, lanciato nel calcio dei grandi proprio della Colognese ai tempi della Serie D, lascia il posto al bomberone della Colognese Emanuele Cristarella, classe 92, ex Rivoltana, centravanti. Attenzione, c'è un contatto, ma forse sono i crampi ad aver colpito Dembélé, che vediamo accasciato a terra mentre il gioco prosegue. Riva perde un brutto pallone, proprio il neoentrato Cristarelli si becca un calcione da quadri, fallo di frustrazione del neoentrato. Insomma, subito, quando si dice un impatto azzeccato, appena entrato Cristarella ruba un signor pallone a Riva, concedendo alla Colognese di rifiatare. Attenzione, c'è la panchina di casa che reclama il cambio. Dembélé non ce la fa. Dembélé non ce la fa, problema muscolare per lui. E dunque in un fazzoletto di minuti sono entrambi i goal winner, i due marcatori dell'incontro a lasciare il campo. Prima Pasini, ora tocca a Dembélé. Siamo al 27esimo, il numero 9 giallo-verde lascia il campo in favore del numero 18 Cantù. Doppio cambio, sostanzialmente un doppio cambio quello operato da Brusaferri, che nel giro di due minuti ha effettuato altrettanti cambi, prima Sirtoli, poi Dembélé. Ora c'è una palla sparacchiata fuori, si gioca sui contrasti.
sul contrasto tra Fogaroli che cade e Galigani, si riprende con una punizione in favore della Prada Lunghese. Quando siamo ormai al 29esimo, niente da fare, non decolla lo scambio e la Colognese riparte con un lancio lungo a cercare il neo entrato Cantù. Folletto pronto subito a mettersi in mostra, ecco il numero 18 entrare in area, ma Fiorillo è bravo a chiudere, preciso scavetto a cercare Quadri, mentre Vanoncini non rischia nulla, paracchia fuori vanificando l'affondo di Torri. Ora è la Prada Lunghese a ripartire, Vavassori, Mangini. Prada Lunghese fin qui schiava di un copione tattico che evidentemente non paga, tanto più con un atteggiamento così accorto come quello offerto dalla Colognese. La palla scorre via via tra tutti gli elementi della difesa, poi inevitabilmente si finisce a lanciare lungo, però per Torri e soci non è giornata. Magnifico il velo di Cantù, intanto che libera l'out di sinistra a Vanoni, che prova a restituire il favore al compagno, preciso il tocco di esterno del numero 3, difesa della Prada Lunghese chiude, dicevamo dunque siamo sempre lì, un lancio lungo che non paga, vuoi Torri, vuoi Campanelli, vuoi Magitteri, la palla fa fatica a stazionare sull'out, sul fronte offensivo, diventando facile preda dell'avversario, e la Colognese evidentemente legittima un vantaggio che, pur non corroborato da grosse occasioni, però è anzitutto figlio di un accorto atteggiamento tattico. Ora Fogaroli riceve sulla sinistra, salta netto Galigani, Campanelli, l'1-2, Fogaroli sulla tre quarti, palla ora sull'audi sinistra, Visconti lancia all'altezza trovando la lunetta dell'area di rigore, però Vanoncini con una sgroppata delle sue fa ripartire, splendido lancio col contagiro a cercare Cristarella che esita forse di quell'attimo, ricevendo il ritorno, il pronto ritorno di un Vavassori che dal canto suo oggi non ha affatto deluso, difficile trovare grosse colpe per la coppia centrale della difesa, forse qualcosina di meglio si poteva fare sull'affondo di Dembélé valso il raddoppio della Colognese, ma evidentemente quando un attacco non tiene su palla la difesa si trova scoperta e i miracoli si possono fare, ma fino a un certo punto. Ora è Vanoni che non riesce nel controllo, apprezzabile comunque la chiusura dell'ex trevigliese su un gigante del calcio bergamasco come Giulio Fogaroli. Vavassori, testa alta, Mancino innescato alla mercé di Torri che propone la sua tradizionale sponda, ma Genova chiude. Siamo al 32esimo, al Locatelli di Cologno al serio, la Colognese si sta imponendo per 2-0, risultato all'inglese sulla Prada Lunghese. Ora Alloni non riesce nel controllo, prima Riva, poi Quadri, riportano la sfera sulla metà campo locale. Palla Fiorillo, palla troppo lunga per Campanelli. Vanoncini con la plomb, maturato in anni di gloriosa Serie D, chiude su Campanelli. E c'è il quinto e ultimo cambio della Prada Lunghese. Siamo al 33esimo minuto ed è Capitan Fogaroli a lasciare il posto. Fogaroli cede la fascia a Torri. Vediamo ora chi rileverà il posto di Giulio Fogaroli.
è il numero 16 che si colloca proprio sulla fascia qui sotto la tribuna, è il numero 16 Crotti, classe 2000, prodotto dal vivaio dello Scanzo, con un importante anno di esperienza tra i grandi, racimolata lo scorso anno in quel di Bergamo Longuelo, addirittura 9 se non erriamo le reti messe a segno dal puntero biancorosso, che fin qui ha giocato e non giocato, insomma a storia ha mischiato molto le carte, soprattutto in termini di spalle da affiancare a Torri, si sono sempre giostrati voi Torri, voi Campanelli, voi Mangini, voi Magitteri, ma evidentemente la quadra ancora non è arrivata. Vedremo ora se il numero 16 proporrà qualcosa di davvero illuminante, se non decisivo, ai fini delle sorti di una pradalunghese sempre più inguaiata. Campanelli prova a farsi largo, bello il passaggio filtrante, il cross, ma l'arbitro ha visto, su segnalazione dell'assistente, ha visto fuori gioco. Interessante lo spunto di Campanelli per la corrente quadri, ma per l'arbitro c'è fuori gioco. Intanto vediamo la panchina della Colognese operare un altro cambio, siamo al 35esimo e mister Brusaferri toglie il numero 11 Pasini, encomiabile per impegno, corsa e determinazione. A subentrare è il numero 13 Stortini, l'ormai esperto Stortini, difensore puro, messosi in luce ai tempi con l'allora Stezzanese, centrale riadattabile terzino, come già fu per del resto sia Stezzano che a Treviglio, tappa più recente prima dell'approdo in quel di Cologno. Ora Carminati appoggia l'indietro per Genova, il lancio lungo, quadri, si impossessa del pallone ma è travolto dalla fisicità del neoentrato Cristarella, che appoggia proprio per l'altro neoentrato della Colognese, Stortini, che prova la verticalizzazione ma la palla torna preda della pradalunghese. Ora arriva il lancio lungo, senza esito, palla nel deserto. Ora il lancio è della Colognese, Cristarella viene messo a terra da Vavassori per l'arbitro, si può proseguire, c'è un contrasto, Mangini è steso da Longo e per l'arbitro sarà punizione in favore della pradalunghese. Mancano 8 minuti al 90esimo, è ormai corsa contro il tempo per i seriani di mister Astori. Ecco il lancio lungo, la sponda di Torri, irrompe Campanelli, ma come ormai da prassi la Colognese chiude. Attenzione, Riva sparacchia un pallone addosso a Cristarella, quadri, scusate, Bergamelli questa volta a chiudere. Ora l'appoggio sulla sinistra, Mangini per Bergamelli va, attenzione, buono lo spunto con un numero alla Ribery, se vogliamo, Visconti ha trovato lo spazio per il cross, ma il destro teso del numero 3 è diventato preda dell'attento Genova. Ora lo stesso portierino della Colognese a rinviare lungo ed è Alloni, privo di marcatura, ad spossessarsi dalla sfera, lo scarico, lo scambio. Alloni, compito sostanzialmente tranquillo ma fin qui impeccabile della serie, il suo l'ha fatto fino in fondo facendosi valere su entrambe le fasi. Ora il passaggio fuori misura di Longo per Stortini, prima la passata al guardialine che l'ha passata.
Ora la rimessa laterale della Prada Lunghese, lancio lungo, Carminati con la consueta esperienza, col consueto mestiere a domestica, e ripropone la Morgia. C'è un contrasto, c'è Bergamelli che frana su un avversario e l'arbitro vede fallo. Ce l'aspettavamo. Sarà punizione allora sulla tre quarti della Prada Lunghese. Quando mancano 6 minuti, siamo al 39esimo, sarà Stortini a battere la rimessa. Lancio lungo a pescare Cantù. Il folletto giallo-verde controlla da par suo e scarica per Vanoni. Attenzione, l'affondo del numero 18. La chiusura di Fiorillo. Lancio lungo di Alloni a cercare Cristarella. Riva ci mette il petto e rilancia. Ora il lancio lungo per Crotti. Crotti mangiato in un sol boccone da Vanoncini. Chiusurona dell'ex Pontisola, davvero tra i migliori in campo. Se dovessimo eleggere l'uomo Sky, certamente la Morgia, Vanoncini, sono forse loro i migliori, senza dimenticare comunque l'impatto ottimale offerto dai vari Pasini, Sirtoli e Dembélé, che ci ha messo tanta corsa e il consueto. Attenzione, c'è l'errore di Genova, c'è l'errore e la Prada Lunghese non ne approfitta. C'è stato un lancio lungo mentre dissertavamo su un ipotetico uomo Sky. C'è stata la mancata presa di Genova su un traversone offerto dalla Prada Lunghese. A quel punto Crotti ha raccolto la sfera, ha provato il passaggio in mezzo, ma Vanoncini, tanto per cambiare, ha chiuso. Decisiva la chiusura di Giorgio Vanoncini. Allora calcio d'angolo, altro calcio d'angolo ora, battuti in rapida sequenza da Mangini. Va Mangini dalla bandierina, Torri salta più alto di tutti, ma la deviazione non è ottimale. Ora Campanelli, passo doble, e Stortini. Ci sono proteste, c'è un po' di maretta circa l'assegnazione. Attenzione Ferraroli, siamo davvero all'ultimo assalto. Siamo al 42esimo ormai, altro calcio d'angolo. L'arbitro è infine valutato di assegnare il calcio d'angolo dopo alcune proteste, nonostante alcune proteste della Colognese. Vediamo Ferraroli stazionare in area di rigore avversaria, vedremo. Mangini, Torri, è fallo di confusione, vediamo un giocatore stramazzare al suolo, è Longo che si rialza prontamente, l'arbitro ha visto un fallo probabilmente. Siamo ormai al 42esimo e 30 secondi, Cantù sparacchia a cercare sull'altro fronte Longo, Visconti manca il controllo, poi Cristarella, ma la Prada Lunghese trova vita relativamente facile nel chiudere e ripartire. È lotta contro il tempo. 43esimo, Vavassori, lancio lungo, ormai inevitabilmente si gioca sul lancio lungo. Ci chiudiamo se forse qualcosina di meglio andava fatto prima, con più fraseggio, più gioco a terra. Troppe volte la squadra di Astori è ricorsa al lancio lungo, troppe volte la palla è finita nella pancia del nemico, sportivamente parlando naturalmente. Ora è Alloni a guadagnare fallo. Attendiamo la segnalazione di eventuale recupero. Si
siamo ormai alle soglie del 44esimo, Genova al lancio, Quadri, stanchezza ormai percepibile, sono i nuovi entrati, a quelli chiamati a proporre qualcosa di davvero nuovo e ficcante. Ora è stato Crotti a proporre una un'imbeccata per Campanelli, senza esito. La Morgia riparte, Cristarella prova a fare sportellate con Riva e Soci, lancio lungo, Carminati, maestosa la prova anche di Carminati, certamente Carminati, Vanoncini e la Morgia, almeno a nostro avviso, spiccano a livello di prestazione in un pomeriggio che ha riso e probabilmente riderà alla Colognese. Ora la Morgia, il controllo, siamo ormai al 90esimo, non abbiamo avuto comunicazioni in merito al recupero. Ora è Cristarella che si gira, cerca la verticalizzazione, ma il tocco in profondità è manca di precisione. Niente da fare, riparte di nuovo la Colognese, Cantù, e Cantù a ricevere da Alloni, chiude Riva, ora Bergamelli, ora Visconti, Mangini, Mangini sull'out di sinistra, il destro tagliato, incredibile, incredibile, ma è fuori gioco, è fuori gioco, è fuori gioco. Non ci è parso di sentire il fischio arbitrale, è stato Fiorillo a raccogliere in ultima battuta il traversone di Mangini, a porta spalancata il numero 14 ha messo fuori, ma l'assistente aveva alzato bandierina. Vavassori, ultimo assalto da Pradalunghese quando siamo ormai al 46esimo. Torri in appoggio per Crotti, Crotti guadagna l'area, Crotti se ne va a cercare la linea di fondo, il cross è da dimenticare. Carminati, vediamo il capitano della Colognese chiamare a sprombattuto i compagni. Colognese a non mollare fino alla fine, fino all'ultimo secondo. Ora Quadri braccato dalla Morgia, duello corpo a corpo, bravo il numero 18 farsi largo, il dribbling, il tentativo smorzato addirittura da un compagno, è stato Campanelli a sbarrare la strada all'interessante tentativo, forse un po' fiacco però pur sempre convincente. E ora il cross di Bergamelli che diventa preda di Genova. Siamo ormai al 47esimo, si aspetta il triplice fischio, certo almeno un paio di minuti ancora ce li aspettiamo alla luce dei cambi. Astori ne ha fatti tutti e cinque, attenzione Cantù guadagna l'area e chiude in calcio d'angolo. No, c'è stato l'ultimo tocco di Cantù, Fiorillo ha chiuso a dovere su Cantù. Dicevamo i cambi, Astori ha ricorso a più non posso ai cambi, tutti e cinque a disposizione i cambi fatti, mentre se non andiamo errati Brusaferri ne ha operati soltanto due inserendo Cantù e Cristarella. Tre con Stortini che si è disimpegnato nello scampolo finale. Attenzione, un contrasto in scivolata, Cristarella, intervento alquanto ruvido. La Pradalunghese riparte, ma è troppo tardi. Siamo al triplice fischio. Altra sconfitta per la Pradalunghese, la quarta consecutiva, nuvoloni sempre più neri sui biancorossi che escono sconfitti anche dal Locatelli di Cologno al Serio. La Colognese si impone per 2-0 grazie ai gol di Sirtoli su calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, il raddoppio di Dembélé al sesto della ripresa. Da Nicola vediamo le squadre guadagnare gli spogliatoi,
vittoria sostanzialmente limpida, se vogliamo la classica partita di promozione dove le occasioni latitano, ma certamente la Colognese ci ha messo qualcosa di in più in termini di compattezza, di chiarezza di idee e soprattutto a livello di gioco, ecco, manovra più fluida con più gioco a terra, mentre la Prado Longhese senz'altro deve fare ammenda al netto del morale che sicuramente è a terra e non può essere altrimenti quando ci sono di mezzo quattro sconfitte consecutive. C'è un ricorso al lancio lungo che è davvero poco, che stride decisamente con la voglia di gioco, la voglia di imporsi di una squadra che fa dell'ambizione il suo tratto distintivo agli albori di una stagione che sì, ha tanto da raccontare, ma che ha fin qui detto Prada Longhese bocciata, Prada Longhese bella, soltanto bella di notte se pensiamo al rendimento in Coppa culminato nella qualificazione agli ottavi di finale. Ora da Nicola Semperboni è tutto, un arrivederci, a presto, grazie per l'attenzione.